una mostra a Genova celebra il creatore di Corto Maltesi, uno dei protagonisti più celebri del fumetto, Tommaso Ricci. A Genova, e perché sul Mar Ligure? Non proveniva forse dalle onde adriatiche? Certo, Ugo Pratt sì, nato a Rimini e gravitante su Venezia, ma Corto Maltese no, è nato nella Superba, sotto la lanterna, su una rivista che si chiamava Sergeant Kirk. Anno Domini 1967. Ecco spiegato il perché della mostra al Palazzo Ducale di Genova. Celebrare un concittadino illustre, imparentato con tutti i mari del mondo, in particolare quelli del sud. Che il fumetto appartenga alla Compagnia delle Belle Arti può far storcere la bocca a qualcuno, ma il mondo delle nuvole parlanti attira torme di lettori appassionati e cultori sofisticati, e poi con Pratt si entra nel salotto buono della letteratura disegnata. In controluce si avverte la presenza di Rimbaud e Stevenson, Saint-Exupéry e Somerset Maugham. Pratt, fumettista, illustratore e narratore sopraffino, disseppellisce con le sue storie miraggio il desiderio segreto dell'uomo borghese contemporaneo, stritolato dalla quotidianità, di avventure estreme, di viaggi mirabolanti, di incontri fantasmagorici, di amicizie irrevocabili, e soprattutto c'è l'utopia di essere il forgiatore del proprio destino, di stabilirne le regole per poi infrangerle. Corto Maltese, la sua celeberrima creatura srotolata sulle rotte dell'Etiopia, della Dancalia, della Papuasia o dell'Argentina, suscita ancora transfert collettivi e fenomeni di autentica devozione. Il tributo di Genova, grazie a tavole, acquarelli e storie inedite, è uno di questi.